ちっちゃpiano le cose che anzi se ti vuoi cambiare facciamo un po' di proviamo un po' cose nuove ogni tanto sempre se no questa roba, scusa. Non sono cose che ogni tanto un uomo guarda. Ogni tanto un uomo guarda, come tu ogni tanto guardavi sta roba. Mi devo vergognare, scusa. No, no, non mi vergogno, non mi vergogno perché sono così, mi piace e non mi devo vergognare di niente. Vabbè. Come è andata oggi? Bene. Che ha fatto il fagiolo? No. Si è ammasso di meno oggi. E tu non mi dici niente? Non mi chiami? Spero che sia normale, non lo so. Non so, se tu mi chiami magari io faccio una ricerca su internet. Le ricerche su internet sono sempre spaventose. Chiamo il dottore? Subito. Ma dai, ma sarà normale. Perfetto, deve stare benissimo, amore. Ogni cosa bisogna chiamare. Apposta stai, dottore? Apposta lo paghiamo. Sì, lo paghi. Ma sarà normale? Non so se è normale, tu mi chiami, io chiamo il dottore. Chiamo subito, subito, veloce, consultazione. Hai fame? Vado a cucinare? Anche ora. Va bene. Grazie, io finisco di vedere il film. Just like that. Just like that! Yeah, like that, like that, like that, like that! E te com'è andata oggi? A posto, sono stato in studio. Disegnato, ho cominciato il libro. Poi è stato con Gigi, a un certo punto... Sì. Poi non sono più riuscito a far nulla, ho detto vabbè, ma fumiamo, fatta una canna, buonanotte, sono messo dei nomi. Anzi, vuoi vedere? Hai avuto altre idee oggi? Guarda, sinceramente, quelli che mi hanno detto ieri li ho tolti tutti, quelli che mi hanno detto l'altro ieri però li ho tenuti tutti. Questi però sono un terzo gruppo, diciamo. Sei maschio, allora, Sergio, come l'amico di mio fratello. Daniele. Luca. No. Armando. No. Carmelo. No, poverino. Poverino, come Carmelo bene, non è poverino, se è come Carmelo bene. Sì, ho capito, cioè. Andrea. No, Andrea si chiama tuo fratello. Possiamo chiamarlo Andrea? Che sta suo fratello nel mondo. Vabbè, questi sono quelli che ho scritto oggi. Sei bambina. Rosanna.
con la zia. Zoe. No, mi fa pensare allo zoo. Vabbè, Lucilla. No. Salome. No, poverina. Salome, la figlia di Carmelo Bene si chiama. No, poverina. È poverina, la figlia di Carmelo Bene è poverina. Sandra. No. Vabbè, ripesco dal mazzo dell'altra volta. Bianca. Bianca non si può. Perché non si può? Ieri mi hai detto che ti piace. Sì, ma Bianca mi piace, però mi sa che la chiama Romina, la sua bimba. Bianca. E Romina com'è che le è venuta questa idea? Mi sa, perché ne parlavamo l'altra sera, no? Con lei e Pierzò, e poi mi ha detto che niente, che pensavamo di chiamarla Bianca perché c'era una nonna di Pierzò che si chiamava Blanche. E loro giustamente prendono il nome del bambino nostro, no? Vabbè, ma cioè noi non sappiamo neanche se è maschio o femmina, lei partorisce prima, per che cazzo lì significa non sappiamo se è maschio o femmina? Se io ti sto dicendo che a me piace una cosa, se tu sei amico mio, tu sei amico, sono amici nostri loro, la roba nostra non se la dobbiamo prendere. E ti ricordi che pure l'altra volta è successa questa cosa qua? E non è veramente la prima volta che ci troviamo in questa situazione. Sì, voglio dire, noi non sappiamo neanche se è maschio o femmina, non è che possiamo incaponirci. Sì che ci possiamo incaponire, perché non ci possiamo incaponire? Il nome, abbiamo detto noi, ci piace a noi, il nome è nostro. È semplice, non è come dice Romina, che Romina quando vede una cosa che le piace, subito, serve pintata. Non è vero. Al solito di Romina, non è vero, se. Con gli occhi dell'innocenza la guardi tu, è quella. Adesso io chiamo Romina. Faccio quello che dovevi fare tu. Adesso la chiamo, ci parlo io. Tu rimani fuori da questa cosa perché Romina... Sì, io rimango fuori da questa cosa. Certo tu rimani fuori da questa cosa, però vedi che se poi ti viene a fare a te la parte, mi raccomando a non fare a uso tuo, che dici sempre sì, facciamo come dite voi, facciamo per una volta come diciamo noi, perché è una cosa importante. Pronto? Ehi, ciao Romina, sono Alessandro. Tutto bene? Sì. Senti, vado subito al dunque, perché ho parlato con Kate prima, mi ha detto questa cosa del nome. Romina, te lo dico in amicizia, questa cosa qui non esiste, va bene? No, non me ne frega un cazzo. Romina, ascolta, no. Se mi incazzo c'è un motivo, perché guarda che questo tipo di cose non si fanno. Non si fanno tra amici, non si fanno neanche tra conoscenti queste cose, Romina. Se tu senti che a me piace un nome, non lo prendi tu per tuo figlio, va bene? Va bene, Romina? Non mi interessa il fatto della nonna. No. Perché ti è venuto in mente il nome? Per la nonna o perché l'hai sentito da Caterina? Non è per la nonna, Romina ti è venuto in mente perché l'ha detto Caterina il nome e tu hai pensato bene di uscire la roba della nonna per fottercelo. E non è così, le cose non funzionano così, Romina, no! Proprio perché siamo amici, perché che cazzo vuol dire? E se io, io la chiamo Bianca pure io allora, e che è così? La chiamo Bianca pure io e quando venite a mangiare, se verrete a mangiare in futuro, perché a questo punto non lo so, voglio vedere se stiamo giù tutti e due, magari mangiamo nel giardino e io chiamo mia figlia e dico Bianca e viene tua figlia. Non alzare la voce così, perché non funziona queste cose con me, va bene? Poi queste cose ma dobbiamo litigare e lo sai come va a finire, che mi dovrei chiedere scusa, va a finire così. Stai calma. No, non fare così, che non serve a niente. Stai calma, Romina! Ehi, va, vaffanculo, va. Ma guarda sto stronzo. Cosa? Alessandro, tutta la polemica. Il nome Bianca, la dobbiamo chiamare Bianca noi. L'hai visto il nome sulla lista di Caterina, ma... Perché non hai detto che abbiamo cambiato idea? Ma perché non mi hai lasciato parlare? Poi, all'inizio, cercavo di capire e poi... Mi ha fatto incazzare perché non riusciva a metterne una. Guarda, per rilassarmi vado a farmi una torta. Va bene, io ti metto il disco ottimo per rilassarti. No, dai, no, questo è stressantissimo. Ma dai, risentiamo tutti. Troppo bello. No, dai, non questo. Mettimi qualcosa di un po' più rilassato. Un po' più calmo, tipo. Non lo so. Plastic Bertrand, Le Camerini Français, 1982. No, dai, no, questo no. Questa non va bene. Se guarda les
Dumbo. Les Spotniks avec Heinz. Qui reprennent un coup de Heinz. Scusa, qualcosa di classico. Bach, Schubert. Questo sì. Questo Montichien. Che stress questo, ma non c'è qualcosa di normale? Guarda che mi stressa questa musica. Veramente. Ma cosa? È perfetta. L'ho letto su internet. Non puoi! Dobbiamo mettere musica classica con del pianoforte, senza percussioni. Ma è musica classica di Tahiti. E non ce l'avevano il pianoforte a Tahiti? No, pianoforte no. Tambour, il ukulele, cosa vuoi di più? Hai veramente la... la proprietà di prendere sempre quello che non mi piace. Sto cuore e a te volgo pensiero, niente voglia e niente spera, cadenirti sempre a fianco a me. Sì, sicure chi sta amore, come mi so sicure te. Oi vita mia, oi cuore e chi sto cuore, sei stata o prima amore o prima l'ultima sarai con me. Ma che lingua parli, scusa? Non ho capito. Penoso. Yam è bello, piaccia. Quanta notte non ti vedo, non ti senti in tasti braccia, non ti vaso che sta faccia, non ti stringe forte in braccia a me. Ma se t'hanno masti suono, mi fai piangere per te. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, sei stata o prima amore o prima l'ultima sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, sei stata o prima amore o prima l'ultima sarai per me. Senti qua, la depravazione in un simile luogo, la depravazione delle supreme speranze, la depravazione dei flaccidi e purulenti cadaveri che non risparmiava neppure gli estremi attimi della coscienza. Bakhtin, saggio su Dostoevsky. Voglio aprire così un libricino di citazioni per il bambino. Bakhtin, per il bambino? Bakhtin. All'inizio Bakhtin, poi dopo, piano piano... ho fatto una selezione, questo... La morte della famiglia. Senti qua, senti che roba. Senti. No, no, lascia stare la morte della famiglia, che lasciamo stare. Senti, questa cosa di Romina. Domani ci parlo io con Romina e risolvo le cose. Eccoci, risolve le cose lei. Che se no, facciamo come fai tu, poi senza amici restiamo. Ci parlo io senza con amici. Romina, va bene? Va bene, facciamo come vuoi tu. Vabbè, buonanotte. Notte. Just like that. No. Just like that, just like that. Ah no. E dai. No. Like that? No. Thank you.
tagliato i capelli. Fai bene così. Grazie. Anche tu. Dai, io non mi sono tagliato i capelli. Ah, no. Vabbè, però me lo potevate dire, che non la chiamavate bianca. Ma non vi ha dato tempo di dirlo. Ho capito, ho fatto la figura del coglione. No, no. Ho fatto figura del stronzo. Ah, già, bello. Vabbè, comunque, come la chiamate? Top segreto. Ehi, dai, dai, me lo devi dire adesso. Non posso dirtelo, se te lo dico, rovina mi ammazzo. No, ci tenevo a dirti anche che noi non la chiamiamo più Bianca. Ma perché hai fatto tutto questo casino allora? Sai, così. Andiamo a guardare un po' i bambini, che facciamo esercizio un po'. Guarda, guarda, guarda che cade, cade, merda. Mamma mia. E il padre niente dice. Ma pazzesco. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Gli impedisci, Pierro, gli impedisci. Ma dai, si divertono. Però sai, il gioco spesso finisce in tragedia. Insomma, se si fa male, lo devo portare in ospedale, no? Sì. E l'ospedale, come lo trovo? Guarda sull'iPhone. Non ce l'ho l'iPhone io, Pierro. Ma mettilo sulla lista dei regali per il bambino. Tu sei un furbo, Pierrot. Sei un francese furbo. Bravo, va? Anzi, sai che ti dico? Che metto anche il libro che mi devo comprare a Natale su Picasso. Ma dai, l'iPhone a qualcosa serve per il tuo bambino? Il libro di Picasso? Serve, perché se il padre è felice, è più buono col bambino, no? Scusa. Che pancina, hai visto? Anche tu comunque, ormai sì, si vede. Sì, adesso sì. E quando è l'ecografia? Una settimana. Ah. Adesso vediamo, sono molto curiosa. Ale è convinto che è un maschietto. Non lo so, secondo me è una femmina. Comunque Ale non capisce un cazzo, quindi rimane nel quadro. Senti, mi dispiace per ieri sera, mi rendo conto, hai tutto il diritto di dire che Ale non capisce un cazzo. Però vabbè, ha avuto i suoi 5 minuti così, in realtà non voleva, dai. È stato un po' pesante, ma comunque vabbè. Tanto noi non la vogliamo neanche chiamare Bianca. Ah no? No. Ah, quindi alla fine tutto questo discorso è tutto per niente. Che sai cos'è che mi fa paura? Più di tutto. Che dovrò lavorare di meno. Cioè che non avrò più tempo per disegnare, così. Ah no. Guarda. Quanti bambini ha Ugo Pratt? È vero, un sacco di figli. E se ne fosseva di tutti. Grande Pratt. Faccio anch'io come Pratt. Oh, scusa, aspetta, mia moglie. Ti posso fare. Kate? Ehi. Va bene. Va bene.
il bebè con la bimba carina? Io no, Pierjean sì, è già andato due volte dal Petit Bateau. Cosa fate il 24 di agosto? No, a Parigi? Sì. Siete tornati da Taranto? A mare si pensava di andare a luglio, quindi poi dobbiamo decidere, se non abbiamo niente da fare stiamo anche in Italia un altro po'. Allora siete disponibili per il nostro matrimonio? Vi sposate? Che bello! Il 24 di agosto. Dove vi sposate? A Limoges, nel giardino dei suoi genitori. Al comune, non in chiesa. No. Certamente no, è senza Dio, Pietro. Stiamo sbagliando a fare dei figli. Ma come? C'è troppa violenza. Ma dai. Allora, c'è un'idea di master? No, è troppo lungo. Django allora? Ma che cagata. No, non mi piace. No, c'è peccati d'amore. Sì, dai, peccati d'amore. Dai. Peccati d'amore, aggiudicato. Dai. È una commedia divertente, leggera, dura poco. D'amore mio! Ciao Goffred! Trovo un po' ingrassata, amore, No, amore, non sono ingrassata. Sono incinta! Incinta? E di chi? Ma di mio marito! Tuo marito? Ma sono io tuo marito! Esatto! Allora sono il padre! E sei fantastico! Jennifer, la prima volta che ti ho visto scendere di quella Rolls Royce per andare a colazione da Tiffany, ho saputo subito che tu saresti la madre dei miei figli. Sebastian, come sei romantico. Io l'ho saputo quando mi regalasti questo collier costosissimo di diamanti. Amore. Scrivendo un pezzo per il bambino. Non è un bambino. Secondo me è una splendida idea, un pezzo per il bambino. Senti come fa. Sì, ma non è un bambino, è una bambina. Non è una bambina, ma qui c'è il pisello. Quello non è il pisello, devi guardare qua dove c'è scritto femmina e c'è una freccia che indica l'organo sessuale femminile. Vedi che c'è. Ma come dobbiamo fare col fatto che è una bambina? E come dobbiamo fare? È una bambina, è bellissimo che sia una bambina. Ho capito, ma innanzitutto ho scritto il pezzo per il bambino. Va bene, primo, anche proprio. Il pezzo lo butto? Sarà per una bambina, andrebbe non uguale, lo riadatti. Questo è un problema, questo è un disastro, questa è una tragedia. Un disastro, perché? È perché, scusa, cosa gestiamo noi? Acciaio, titoli, fabbriche. Cosa si interessa alla bambina? Tu di cosa ti interessi? Di acciaio? Ma che c'entra? Lei sarà l'erede dell'impero Tutfeller, diventerà una grande imprenditrice. Delle scarpe, forse, non dell'acciaio. Bisogna farne un altro, subito. Va bene, se vuoi un erede maschio, proveremo a farne un altro, ne facciamo un altro. Se non dovesse venire? Facciamo un altro, se viene un'altra femmina. E se viene un'altra bambina? Ne facciamo un altro ancora? E fino a quando arriviamo? Non lo so. Erede universale del patrimonio mio, chissà cosa farà coi soldi di papà. Paga papà.
finalmente soli. Tieni, cara. Grazie, ma non posso bere lo champagne, sono stato interessante. Ma non è champagne, è acqua frizzante. Oh, pensi proprio a tutto. Elizabeth! Sono a casa, darling. Cielo, mio marito! Cosa fai qui? Sebastian, cercavo il foulard. Ehi, pupa. Ciao, Gottfried. Ehi, Elizabeth. Jennifer, ma cosa fai qua? Cercavo il mio scialle. Ma questo è il mio scialle. Oh, è vero. Ehi, hey Sebastian, ti sta bene quella giacca? Ehi! Hey. Che bello ritrovarsi insieme così. Sì, anche se non vi avevamo invitati. Sebastian. Jennifer. Ti devo dire una cosa. Cosa? La bambina non è tua. E di chi è? Di Gottfried. Di Gottfried? Lo ammazzo. Per te, Elizabeth, dal mio giardino. Oh, Gottfried, caro, grazie, ma non me la merito. Perché dici questo? Ho una confessione da farti. Dimmi cuore. La bambina non è tua. E di chi è? È di Sebastian. Sebastian, lo ammazzo. Signori, il momento del giudizio è arrivato. Conoscete le regole? Fate 10 passi, vi girate, aspettate il mio segnale e sparate. Intesi? Alle armi. Restrizioni di budget, sono finiti i soldi del film, mi spiace. Cacata di film. Ma no, non è vero, non era così male. Io mi sono molto immedesimata con questa Elizabeth. Sì, anche le musiche. Ah. La musica era bella. Mi è piaciuto questo. Paga papà. Paga papà. Paga papà. Paga papà. Paga papà. Vieni qua. Vieni qua, ho detto. Basta, basta. Non ascolta mai. Che stai facendo? Togli. Deve bastare lo sguardo. Deve bastare lo sguardo. Lascia il coltello, lascia il coltello. Mm. Stai facendo? No! Questo è molto bene.
ma deve bastare lo sguardo, come diceva nonno, deve bastare lo sguardo. Togli le mani dalla presa! Togli le mani dalla presa! Solo con gli occhi. Vieni qui. Vieni subito qui. Vieni subito qui. Qui. Vieni. Lascia il coltello, ti ho detto. E prendi la forchetta. Lascia la forchetta. E pure il coltello. Le mani nella presa, no. Basta, adesso basta. Va bene, adesso andiamo a dormire. Vuoi vedere i disegni di papà? Dai, te li faccio vedere. Allora. Ti piacciono? Sì. E no, però non devi strappare i fogli. No, no, non devi fare così, no. Che si rovina. No, lascia stare, che si rovina. Ma no, 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 la rotta. Amo, che mangiamo? Una minestra col cavolo e le patate. Buona. Posso fare qualcosa? No. Meglio così. Vuoi bere un goccio di vino? No, ma non posso, la dottoressa mi ha rimproverato. Vabbè. Bevo io. Ah, grande. Veramente un cretino. Vabbè. Sai che ho comprato in atelier il serpente salsicciotto, quello che impedisce agli spifferi di entrare. Ma ho pensato, lo compro, lo porto, lo compro, costa 3 euro. Ah? Sì, sì. Perché qua secondo me fa lo spiffero. Vedi, fa lo spiffero. Di brutto fa lo spiffero. Merda. Quello? È il guru top level, conosciutissimo su internet. Vedrai. Care amiche e cari amici, benvenuti. Benvenuti su quest'isola dove mi sono ritirato da parecchi anni per meditare in questo paradiso terrestre. E in questa isola vi invito per apprendere i segreti della meditazione dedicata alle mamme e ai papà. Care mamme e cari papà, il momento che state per vivere è un momento meraviglioso, ma è tuttavia costellato di potenziali difficoltà e preoccupazioni. Una mente rilassata è fondamentale per il corretto sviluppo del bambino. Ed io, grazie alla meditazione, potrò insegnarvi delle tecniche di rilassamento e di gestione dello stress che vi aiuteranno durante la gravidanza. Cominciamo questo cammino nella meditazione. Iniziate provando a visualizzare il bambino nel ventre della madre, anche voi papà, perché adesso madre, padre e bambino siete un unico nucleo inscindibile. Concentratevi e immaginate visualizzando la sua respirazione e lasciatevi guidare dai suoi movimenti. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Fate dei respiri profondi e concentratevi, rilassando muscolo dopo muscolo tutto il vostro corpo. Se dei pensieri parassiti vi attanagliano, scacciateli e continuate ad inspirare ed espirare. Inspirare ed espirare. Inspirare ed espirare. Inspirare ed espirare. Mamma, mamma, mi compri il telefonino? Mamma, mi dai 20 euro per comprarmi la merenda? Papà, papà, posso mettere la minigonna per andare a scuola? Da grandi voglio fare fumetti come papà per diventare ricca e famosa. Inspirate ed espirate. Cominciate a sentire l'universo che vi circonda.
Adesso siete una cosa sola, con l'universo. Voi e il vostro bambino. Siamo tutti una cosa sola, con l'universo. Siamo tutti un universo. Inspirate. Ed espirate. Inspirate. Devo dire che è veramente top level sto guru, eh? Mi serve uno per piacere? Cosa? Vieni un attimo qua sotto alle scale, please. Sì. Devi metterli insieme agli altri. Questi qui sotto la scala, che vanno fino fuori sotto la scala, sono tutti i cartoni di libri. Ce l'hai io, è troppo. Dove c'è la plastica a terra. Scusa. Pronto? Sì, siamo a casa nuova. Sì, vabbè, adesso è un casino, c'è ancora la puzza di pittura, ci sono le scatole dappertutto, il riscaldamento non funziona, quindi insomma. E devi chiamarti piccolo della casa. Pierjean? Mi sa che ho le contrazioni. Le contrazioni? Sì, le contrazioni irregolari. Ogni 5 minuti. Ma cosa significa? Di solito significa che bisogna partire. Adesso? Ma non abbiamo neanche fatto la valigia. È il momento di farla. Pierjean, ma che hai combinato? Ma guarda, ma mica devi andare in vacanza. È la valigia per me e la bambina, per andare all'ospedale. È vero, sei troppo grande. La bambina? Dai. La valigia per te e la bambina. Vabbè, Pierjean, la faccio io, dai. Chiamo lo taxi? No, il taxi no, siamo a 10 minuti, andiamo a piedi. Ok, ok. Allora... Chiamo la tua mamma. Ma va, la mia mamma. Perché la dobbiamo preoccupare? È in Italia, no? La mia mamma, allora. Ma no, ma quelli poi si buttano in macchina, vengono subito. No, è troppo presto. Il maestro di meditazione. Ma cosa gliene frega il maestro di meditazione? Abbiamo preparato le cose, adesso basta. Dai, dammi una mano. Stai calma. Stai calma. Stai calma. Stai calma.
Non fammelo qui, eh? No. Fermo una macchina? No, non si fermano i parigini. Ce la facciamo. E allora come si chiama questa bimba? Marta. Non bianca? No. Non è bianca? Ah, ci avete fregati allora. Ma perché potete che il mago l'enfant? Ciao Marta. La scena in cui vomiti, azione. Lo sai che non me l'ha ancora fatta? Ha fatto una vomitata una volta perché non ancora dentro vomitato. Il letto e ho... È proprio la faccia proprio da uccellino. Fa l'uccellino. Federica. Allora adesso facciamo la scena in cui litigate per il fidanzato. Dai, azione. Tiri in alto e poi. Potrò fare uno. Papà. Sì, sì, poi certo. Mi trovo benissimo. Oh, Ale, che c'è? Guardavo che fai, perché io non riesco tanto a disegnare. Non riesci? Come mai? Non sei concentrato? Non so, tu sei concentrato? No, io sì, ma sì, come al solito. Io invece non riesco proprio. Sarà il pensiero della bambina, pensi sempre a quello, mi immagino. Può darsi. Non so, tu quando aspettavi Marcello avevi problemi a concentrarti? No, io no. Ti pareva. Thank you.
possiamo cominciare? Sì, sì, mi scusi, mi ero incantato. Mi parli di cosa preoccupa? Ah, non saprei, difficile da spiegare. Ha qualcosa da vedere con la sua paternità? Sì, sì, sicuramente, ma non è solo quello. Mi dica. Sa, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, io mi sono sposato, ho comprato casa, adesso mia moglie è incinta, stiamo per avere un bambino. Sa, sono un sacco di cose, sa? È tutto troppo veloce per lei? No, il problema non è quello. Il problema è che sono davvero felice. E quindi non sei felice di essere felice? Sì, sì, sono felice, però anche no. Vedi, io faccio il disegnatore di fumetti. Non capisco. Sa, alla lunga questa gioia, questa felicità che è nuova, io ho paura che mi faccia male, che mi rovini come artista, ecco. Senta, signor Tota, questa idea che per creare devi vivere una vita tormentata, das ist ein Riesenquatsch. Cosa, scusi? È una grande cazzata. Ah. Essere felice dei nostri giorni, signor Tota, è un privilegio. E lei ha tutto diritto di esserlo. Ma ha anche il dovere da condividere questa felicità con le gente che contornano, con i lettori. Anche con i lettori. Certo, ma non c'è niente più nobile da rendere felici altri. Lei vuole essere un artista ispirato? Allora continuate a fare le fumetti per rendere felici altri. Dei fumetti per rendere felici gli altri. Mi piace. Lei ha proprio ragione, sa? Certo che ho ragione. Per esempio, volete sapere che cosa mi rende felice a me? Beh, sì, volentieri. Der Zaster. I soldi. Ah, i soldi. Sì, e adesso lei ha la possibilità di rendermi felice facendomi un bel assegno di 150 euro. Ma avevamo detto 100. Ho cambiato idea. Lei non vuole farmi felice? Sì, sì, certo, la voglio fare felice. Però quanto costa, sta felicità? E anche il quaderno, per piacere, e non lo so. Sì, 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 un attimo. E forse l'ha avuto lei. Ma niente, c'è proprio troppo. Ah, molto gentile. Beh, aspetta, ti faccio vedere, così la saluti. Ciao, grazie. Beh, adesso sei più rilassata rispetto alle mie foto, che dovevo fare non giocare con la sedia. Adesso su un po' di ciccio. No. Sì, tutto bene, adesso comincio a stare meglio, insomma, come voi tu. Ma il rutino l'ha fatto già. No. Fallo tu il rutino, Alex. No, non la, questa fastidia. Dove fastidiare? 1, 2, 3, 4, dai, no. Più o meno, dai. Però, vedete, insomma, sembra non avere problemi, di, speriamo bene, di stomaco, più di tanto. Questo è un coniglietto. Thank you.
Madame Romina Pelagatti, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Pierre-Jean-Antoine Brachet ici présent? Oui. Ah, merci, j'aime. Monsieur Pierre-Jean-Antoine Brachet, consentez-vous à prendre pour épouse madame Romina Pelagatti ici oui. présent? J'aime aussi, c'est lui. Les deux, oui. Au nom de la loi, je déclare madame Romina Pelagatti et monsieur Pierre-Jean-Antoine Brachet unis par le mariage. Erede universale del patrimonio, chissà cosa farà coi soldi di papà. Dai, continua, continua, continua. Fa così. Ah! Ok, scusa. Sto preparando una scelta di testi per il bambino. E ti puoi leggere Bakhtin. Bakhtin? La morte della famiglia. Bene. Quindi vuoi leggere questo? Questo e subito dopo questo. Ma non siamo facili.